Apriamo la puntata con l'oroscopo musicale, oggi una grandissima, per me comunque rappresenta una donna che rappresenta la storia della musica italiana, stiamo parlando di... Iva Zanicchi, e chi non la conosce, chi non ha cantato le sue meravigliose canzoni, prendi questa mano zingara, non la canterò caro Federico, però la so. E allora diamo subito la linea a Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori e bentornati all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di una grande cantante e conduttrice italiana, definita l'Aquila di Ligonchio. E noi della SLM Sun Lawn Music vogliamo augurare a questa grande artista tanti auguri in questa maniera. Nel 1940, il 18 gennaio, nasceva lei, Iva Zanicchi. Dopo un'apparizione televisiva a Campanile Sera con Mike Bongiorno, è in tour nelle Balere romagnole. Esordisce nel 60 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli, un festival itinerante. Nel 1962, su incoraggiamento di Gianni Ravera, si iscrive al Festival Nazionale per Voci Nuove di Castrocaro. A Castrocaro lei è una tra le più favorite, però non arriva in finale e non vince. La sua strepitosa voce nera colpisce tuttavia i discografici della nuova etichetta Rifi, che le fanno sottoscrivere un contratto. Nel 1963 viene pubblicato il suo primo 45 giri, contenente le canzoni Zero in amore e Come un tramonto, scritte per lei e riarrangiate dal grande Gorny Kramer. Un impresario italo-americano, ascoltandola a Castrocaro, le propone di cantare al Carnegie Hall di New York. Accetta e viene molto apprezzata dai connazionali di oltreoceano e torna in Italia innamorato del jazz, del blues e del soul. Nel 1964 incide la sua grande canzone Come ti vorrei, con 400.000 dischi venduti in tutto il mondo. Nel 1969 si riaprono le porte del grande Festival di Sanremo, in coppia con Bobby Solo e con il brano Zingara. Il brano si aggiudica la vittoria e conquista il grande pubblico. Su 11 partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere 3 volte, diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora, con le canzoni Non pensare a me, Zingara e Ciao come stai. Nel 1970 torna per la 6ª volta al Festival di Sanremo insieme a Sergio Endrigo con il brano L'Arca di Noè, che era questa. Negli anni 70 si presenta con Un fiume amaro, brano scritto dal compositore greco Mikis Theodorakis, che Iva incide insieme ad altri 8 brani dell'autore greco, raccogliendoli nell'album Caro Theodorakis. E la consacrazione. L'album porta Iva Zanicchi nella classifica dei 33 giri, 9 mesi di permanenza.
Il compositore greco ringrazia Iva pubblicamente con una dedica impressa sulla confezione e dice così: «Cara Iva, la tua voce è piena di luce e piena di gioia. Ti ringrazio perché canti, ti ringrazio perché la tua voce ha incontrato la mia musica». Dal 1987 al 2000 Iva Zanicchi, oltre cantante, diventa conduttrice televisiva. Infatti conduce Ok, il prezzo è giusto su Canale 5. Nel novembre 2020 conduce su Canale 5 il programma Diva, un one woman show dove ripercorre tutta la sua carriera. Io ne facevo parte come fisarmonicista nella band e ne sono stata veramente onoratissima. Due curiosità di questa grande artista. Lei è stata la prima cantante italiana ad aver tenuto un concerto al Madison Square Garden di New York con Gianni Morandi. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao da me, Silvia Pagni.